Tra le molte creature fantastiche che abitano questo pianeta, una delle più difficili da catturare, veraci e schive, è il terribile pesce cane Tarantino. La creatura in questione era stata recentemente avvistata nelle acque del Mar Ionio, impegnata a schiaffeggiare un delfino. Questa era la nostra occasione per mettere le mani sulla leggendaria bestia. Io, il Capitan Barbascura e i miei uomini, confusi ma tosti, siamo partiti in questa missione armati del nostro spirito guerriero e dei potenti mezzi del mestiere. Veramente perfetto. Mozzo Zozzo, è tutto pronto per la battuta? Sì, signore, ma non faceva ridere. E l'imbarcazione è pronta? Quale imbarcazione, signore? Lei non ha un'imbarcazione. No, aspetta, come non ha un'imbarcazione? E che ne so? Come che ne so? Adesso come facciamo? Tu quanto c'hai? Non lo so. Tu quanto c'hai? Signore, niente, signore. Tu quanto c'hai? Dai qua, dai 40 qua, va bene, perfetto. Tu quanto c'hai? Un sasso. Un sasso, ok, tu? Io i soldi del panino. Perfetto, perfetto. Va bene, perfetto, ci serve l'imbarcazione. Ragazzi, il capello peso da più tanto. Ci stavamo avvicinando alla preda, lo sentivo. Vi era il tipico odore nell'aria. Odore di avventura e di soffritto. Uomini, ci siamo! Finalmente, dopo tanta preparazione e tanto tempo, il pesce cane Tarantino sarà nostro! Sì! Portatemi l'esca. Ecco a lei, signore, una birra locale. È sudata? Sudatissima. Posso avere quella birra? Molto bene, non resta che lanciarla. La birra! Si è dimenticato di legarla. Maledizione. Avevamo appena iniziato, ma già eravamo vittima degli eventi. Oh, Agnù! Ci sto pure io! E porca puttana, pure il clandestino. Dai, per favore, prepara l'esca di emergenza. Mi attaccheresti questo panino? Perfetto. Abboccato, signore! E che cazzo, di già! E vabbè, tira! Tira, dai, cazzo, tira, che l'abbiamo presa! Non va! Tira! Tira più forte! Dai, Maledizione! Capitano, c'è qualcosa nell'acqua! Come? Maledetto cane! Passatemi l'arpione, questo lo uccidiamo oggi! Eccolo, signore! Dal cuore dell'inferno io ti trafiggo! Dannata pesce cane! Sono quasi sicuro che sia ferito. Lo vado a prendere. Ed è così che è iniziata la lotta, lo scontro titanico tra uomo e bestia. Finalmente la vedevo, la mostruosità che si annidava tra quelle acque vorticose di cui cantavano certi vecchi antichi. Era più grossa di quanto riportato da mio cugino, più letale di quanto descritto sul retro del menù del ristorante da Peppino Ognura. Ero consapevole che solo uno tra noi sarebbe uscito vincitore da quell'incubo, ma quel qualcuno sarei stato io. L'ha preso? L'ha preso! L'ha preso! L'ha preso! Certo che fa schifo, eh? Sì, secondo me non si può cucinare. No, questo nel forno non c'entra. Andrebbe pulito innanzitutto. In effetti puzza un po'. No, nel senso è viscerato. Ma che merda! Che schifo, cazzo! Ma secondo voi qualcuno lo comprerebbe? Mm.
vabbè, forse non è stata un'idea brillante. Vabbè, datemi la mano a portarlo. Ed è così che abbiamo catturato il pesce cane tarantino. Ah, molto interessante. Sì, sì, ma in effetti questa è soltanto una delle moltissime storie che potrei raccontarvi. Tipo c'è uno quella volta dove abbiamo catturato lo struzzo merluzzo. E io stavo là e lo cavalcavo sulla spiaggia tipo un surfista. La spiaggia era piena di persone famose, vips. C'era pure il Papa e tutti quanti applaudivano, tutti ad urlare in coro barba scura, barba scura, barba molto, molto scura, interessante, barba. Ma avrei qualche altra domanda sulla faccenda. Dov'è il pesce cane tarantino? Il pesce cane... poi l'abbiamo dato all'amico. Ah. Perché aveva fame. Ma... E questo è un po' sovrappeso, sì, ha bisogno di mangiare. Ma non è quello che lei ha dichiarato. Io? Insomma, dove sono le prove? Dov'è il pesce cane? Beh, ma le prove, cioè... Il pesce cane è qui. Il pesce cane è attorno... È intorno a noi, sempre. È nei nostri cuori. È come Gesù. Senta, non è quello che lei ha dichiarato nella scorsa intervista. Lei ha dichiarato di averlo rilasciato in mare. Perché? Ah, sì, sì, infatti. Ah, esatto, sì. Esatto. È proprio quello che ho fatto. L'abbiamo rilasciato in mare, sì. Ma dove? Come dove? Cioè... È presente la spiaggia, si scende, quella grande, quella con la sabbia, quella c'è a fianco, vabbè, si chiama pesce cane tarantino, quindi cioè, no, e quindi siamo andati là e lo abbiamo prima salutato, abbiamo carezzato un sacco per quel tempo. Poi sì, la caletta è presente, sì, quella era famosa, c'è un sacco di gente sempre. E poi niente, cioè, nuotava. Barba scura, mi sente? Barba scura. Sai, ti invidio. La tua in fondo è una bella vita. Così, guarda che mare. Libero. Poi tutti ti cercano, tutti ti vogliono. Oh, pensa a noi. Noi abbiamo fatto un investimento per catturarti. Tra i 35 e i 50 centesimi. Quello ha rinunciato al panino. Che scherzi. In un certo senso sento che siamo pure affini, sai. Sento che c'è qualcosa di... che ci accomuna. Potremmo essere quasi amici. Sento in effetti che c'è qualcosa che ci unisce. Che cos'è questa? Dove l'hai presa questa? Ecco un po'! Mi sembrava perfetto per un brindisi. Lo vuoi il panino? Vaffanculo! Tutti quei soldi sprecati!